Marco il Folle. Il beato Daniele di Scete aveva un discepolo. Con questo discepolo abitò per breve tempo un fratello di nome Sergio. Poi costui si addormentò in Cristo. Dopo la morte del fratello Sergio, Abba Daniele diede confidenza al suo discepolo, infatti lo amava moltissimo. Un giorno dunque, l'anziano prese con sé il suo discepolo e andò ad Alessandria. È consuetudine, infatti, che l'igumeno di Scete, in occasione della Pasqua, si rechi in visita dal patriarca. Giunse in città verso l'ora decima e mentre camminavano per via videro un fratello nudo con i fianchi cinti da un asciugatoio. Quel fratello si fingeva matto e insieme a lui c'erano altri matti. Egli si comportava come se fosse pazzo e fuori di sé, rubava al mercato e offriva quel che aveva preso agli altri matti. Si chiamava Marco dell'Ippodromo. L'ippodromo infatti è pubblico e Marco il Folle lavorava là, guadagnava 100 monete al giorno e dormiva sui banchi dell'ippodromo. Di quelle 100 monete, 10 le adoperava per comprarsi dei viveri, il resto lo dava agli altri matti. Tutta la città conosceva Marco dell'ippodromo per la sua follia. L'anziano disse al suo discepolo: «Va a vedere dove abita quel folle». Egli andò, si informò e gli dissero: «All'ippodromo, è matto». Dopo l'incontro con il patriarca, il giorno successivo, per disegno di Dio, l'anziano trovò Marco il folle al grande tetrapilo. Gli corse incontro e lo abbracciò. Ma il folle si mise a gridare: «Uomini di Alessandria, aiuto!». Il folle poi canzonava l'anziano e attorno a loro si raccolse una folla numerosa. Il discepolo insospettito se ne stava lontano. Tutti dicevano all'anziano: «Non te la pigliare, è matto». Ma l'anziano disse loro: «Siete voi i matti. Oggi non ho trovato nessun uomo in città se non costui». Giunsero anche dei chierici che conoscevano l'anziano e gli chiesero: «Ti ha fatto qualcosa questo matto?». L'anziano rispose loro: «Portatelo dal patriarca». Lo portarono e l'anziano disse al patriarca: «Non c'è oggi in questa città un vaso d'elezione pari a questo». Il patriarca, sapendo che l'anziano aveva ricevuto da Dio queste rivelazioni riguardo a quel fratello, si gettò ai piedi del folle e cominciò a supplicarlo di rivelargli chi fosse. Quello rientrò in se stesso e confessò: «Ero monaco e per 15 anni fui soggiogato dal demonio della fornicazione. Rientrai in me stesso e mi dissi: Marco, per 15 anni hai servito il nemico, ora per altrettanto tempo servi Cristo». Partii per Pempton e là rimasi 8 anni. Al termine degli 8 anni mi dissi: «Ora vai in città e per altri 8 anni fingi di essere folle». Ed ecco, oggi terminano gli 8 anni di follia. E tutti, con un cuor solo, scoppiarono in pianto. Marco dormì nella casa del vescovo insieme all'anziano. Come si fece giorno, l'anziano disse al suo discepolo: «Fratello, chiamami Abba Marco, perché preghi per noi, cosicché possiamo ritornarcene nella nostra cella». Il discepolo andò e lo trovò morto. Ritornò dall'anziano e gli annunciò che Abba Marco era morto. L'anziano avvisò il patriarca. Il patriarca ne diede notizia al governatore della città.
e questi ordinò che tutti i cittadini si astenessero dal lavoro. L'anziano poi mandò il suo discepolo ascete dicendogli: «Battete il sinandro, radunate i padri e dite loro: venite a ricevere la benedizione dell'anziano». E tutta ascete salì ad Alessandria indossando abiti bianchi e portando rami e palme, e così fecero anche Ennaton, le celle e i monaci del monte di Nitria e tutte le lauree intorno ad Alessandria, cosicché le spoglie del beato Marco non ricevettero sepoltura per 5 giorni e si dovette cospargerle di profumo. E tutta la città, portando rami e ceri e versando lacrime, accompagnò le preziose spoglie del beato Marco, rendendo gloria e lode al Dio amico degli uomini, che dona tale grazia e gloria a quanti lo amano, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.